Quando si apre InDesign compare questa finestra dove è possibile scegliere fra Crea nuovo un tipo di documento che può essere o documento o libro oppure aggiornare una libreria. Eventualmente, se si vuole aprire un documento già esistente, invece si deve cliccare nella sezione Apri. E qua ci sarà poi l'elenco del documento precedentemente salvato. Per cominciare, creeremo un nuovo documento in Stamp. Clicca su Documento e si apre la finestra dove impostare le caratteristiche del nostro documento. Qui si sceglie che tipo di documento, se deve essere un documento riservato alla stampa o al web, oppure creare una pubblicazione digitale come un ebook. Nel caso nostro creeremo un opuscolo, quindi sceglieremo stampa. Quando si crea un opuscolo, è bene ricordare che le pagine vanno aggiunte in numeri multipli di 4, perché questa è la caratteristica dell'opuscolo, cioè di un documento salvato e poi rilegato con una spillatrice al centro. Quindi le misure che sono ideali per l'opuscolo sono queste: larghezza 138 mm, altezza 200 con un orientamento verticale. Eventualmente, se si sceglie più di una colonna, lo spazio che c'è tra una colonna e l'altra si deve impostare in questa casella. Noi adesso sceglieremo una sola colonna. Per quanto riguarda i margini, si settano in questa posizione: superiore, inferiore, interno ed esterno, quindi sopra, sotto. Interno sono i margini delle due pagine affiancate all'interno, mentre questo si riferisce al margine esterno delle due pagine. Io consiglio di partire con una misura standard sopra e sotto di 15 mm, anche l'interno 15 mm, ma l'esterno io lo aumento di 5 mm perché in fase di ritaglio abbiamo sicuramente più margine per centrare il nostro testo. Ora, per modificare la misura di un unico elemento, bisogna levare il catenaccio, cioè bisogna cliccare su questo pulsantino. Ecco, adesso sono disancorati le misure e posso tranquillamente agire su una delle quattro. Quindi cambieremo il margine esterno, aumenteremo di almeno 5 mm. Poi queste sono misure indicative, di volta in volta uno deve valutare il suo margine preferito. Sotto, come ultima opzione, pagine al vivo. Le pagine al vivo sono un'altra misura supplementare per garantire che le immagini o la parte grafica non venga tagliata in modo anomalo in fase di rilegatura. Comunque, per adesso io consiglio di aggiungere la pagina al vivo almeno 5 mm in modo da avere una garanzia di un formato idoneo all'opuscolo. Quindi 5 mm, clicco al di fuori e automaticamente tutti i quattro margini pagina al vivo vengono selezionati, vengono impostati perché abbiamo il pulsante che li collega. Bene, queste sono le impostazioni di partenza, di base per creare un opuscolo. Alla fine scegliamo OK. E compare la pagina dove poter lavorare. La sezione rossa di questo documento si riferisce ai 5 mm della pagina al vivo, cioè la parte che non sarà stampata, ma che garantirà in fase di taglio
la nostra grafica sia impostata correttamente, cioè senza spazi bianchi. La parte nera, la cornice nera, rappresenta il foglio con le misure che abbiamo impostato. Per quanto riguarda invece la cornice rossa, rappresentano i margini, quindi il testo dovrà essere disposto in questa porzione del documento, aggiungendo una casella di testo che vedremo dopo.